Una cerimonia quella al Teatro Regina Margherita per la festa della Polizia che ha voluto rappresentare un momento di incontro, di riflessione e per ringraziare chi quotidianamente con grande senso di abnegazione sta vicino alla gente garantendo il bene supremo della sicurezza. Come ogni anno infatti sono stati consegnati 47 riconoscimenti tra lodi ed encomi ad altrettanti poliziotti della Questura, dei commissariati di Gela e Niscemi e delle specialità presenti in provincia, contraddistintisi in particolari operazioni di polizia giudiziaria e di polizia di prossimità. L'operazione è intestata al centro di Rossignano Solvay, ma in realtà si è svolta, è riferita a fatti gravi avvenuti a Niscemi. Si tratta di indagini di un vero e proprio cold case legato all'omicidio del povero Pierantonio Sandri, fatto che è stato per tanto tempo la ribalta della cronaca anche sulle testate nazionali. L'occasione di oggi in realtà è un'occasione sì a parole premiale, ma è l'occasione in realtà nella sostanza per ricordare il valore dei significati umani che sono stati colpiti dal delitto che è stato perseguito ed è il momento di dare il riconoscimento agli uomini che si sono prodigati per la soluzione del caso, quindi per restituire dignità alle legittime aspettative dei cittadini che sono stati colpiti. Noi non siamo qua per una manifestazione esteriore volta a noi stessi. Noi siamo qua per attestare una volta l'anno formalmente, se ce ne fosse bisogno, che siamo a disposizione della gente e del popolo italiano. Sì, una lode per l'attività che abbiamo svolto negli ultimi anni, per l'attività di polizia di prossimità, in particolare per l'attività del cyberbullismo e dei pericoli della rete. È un riconoscimento che il Dipartimento ha fatto, ancorché a me, che l'ho curato il progetto in prima persona, comunque alla Questura di Caltanissetta ha fatto importanti numeri qualitativi e quantitativi, più di 10.000 ragazzi, l'ho detto più volte, abbiamo fatto degli opuscoli e questa attività di questi 4 anni si è conclusa nel senso che ha avuto il suo vertice l'altro giorno a Gela, dove è arrivato il truck della Polizia Postale e quindi la Polizia di Stato è esserci sempre vicini anche ai ragazzi e soprattutto ai ragazzi. Un fenomeno in crescita, quello del cyberbullismo. E iniziando a parlarne iniziamo a rendere più consapevoli i ragazzi anche del fatto che determinate cose che subiscono possono essere considerati reati e che quindi vanno denunciati e combattuti. I ragazzi oggi hanno bisogno di informazioni, noi speriamo di stargliene dando sia dal punto di vista etico che tecnico e quindi è un'attività di educazione che deve e continuerà ad andare avanti.